sono istituzioni e che non si possono piegare ad esigenze elettorali. La legge dello Stato, non la legge di Letto Manoppello, la legge dello Stato, la numero 28 del 2000, l'articolo 9, fa divieto di utilizzare le istituzioni sanitarie e qualsiasi altra istituzione per esigenze di competizione elettorale. Perché il legislatore ha ritenuto di produrre questa legge e di renderla vigente? Per rendere certo un valore, il valore della par condicio. Che senso ha negli ultimi giorni di campagna elettorale, che sono praticamente 30 più 30, si determini una carovana di figure istituzionali per cercare di ingannare, realizzare la sostituzione del verosimile rispetto alla realtà? Noi vogliamo che i cittadini sappiano che negli ultimi 30 giorni i sopralluoghi, le attivazioni di cantiere, le telefonate ai dipendenti non sono consentite. Noi rendiamo certo, io farò una proposta di legge, che negli ultimi 60 giorni i vertici delle istituzioni che erogano servizi a domanda individuale, cioè diritti fondamentali, non possono produrre alcuna forma di comunicazione. È già scritto, ma lo dobbiamo ribadire vista l'assoluta inconsistenza della consapevolezza. Ovunque in Abruzzo si è determinata una strumentalizzazione delle ASL a favore di una parte specifica politica che è la parte che governa l'ente regione. Noi vogliamo ripristinare il valore della neutralità, della terzietà, della personalità giuridica. E guardate che chi parla ha un curriculum. Io ho nominato direttori delle ASL, non mi sono mai permesso di fare pressioni all'indirizzo di una convenienza elettorale. Anche il direttore che è qui, se non ricordo male, è nato durante la mia gestione. Non so se aveva la barba come ce l'ha adesso, ma non è che fa differenza la barba della persona fisica rispetto alla persona giuridica che è il direttore generale. Con questo spirito abbiamo scritto una lettera, io ho vergato una lettera, scritto una lettera, sottoscritto una lettera ai direttori generali dell'AS dicendo: non vi fate strapponare, distinguetevi rispetto ad ogni pretesa. Ma questa è una regola che non è che lo dice una valutazione di opportunità di un parlamentare, ancorché con ruoli ripetuti, è detta dalla legge dello Stato. L'articolo 9 è implacabilmente biasimante, biasimevole nei confronti di chi punta a strumentalizzare. Io ho visto SMS mandati all'indirizzo di dipendenti precari molte volte, non mi ricordo se di questa ASL o di quale ASL particolare, ma mi ricordo di ASL della Regione Abruzzo, perché la quantità di segnalazioni che mi arriva è davvero rilevante. Allora, che cos'è che sono venuto a precisare? Noi vogliamo che le ASL riconquistino pienamente la terzietà della loro posizione, la condizione di realtà giuridiche che erogano diritti talmente rilevanti che generano anche un rapporto di delicatezza, di sensibilità. Io voglio vedere se il direttore di Giosia c'è, se ha letto la lettera che gli ho fatto recapitare e qual è la condizione anche di affaticamento che sta vivendo, perché io non vorrei che sia sottoposto ad un bombardamento di pressioni. Ma questo l'ho sempre sostenuto, anche quando ho avuto altri ruoli. Da sindaco e presidente della conferenza dei sindaci mi dedicai nei confronti dell'ASL di Pescara affinché non avesse, diciamo, una condizione di sottoposizione o di perdita di autonomia valutativa. È straordinario che la campagna elettorale venga fatta solo dai candidati e venga fatta da coloro i quali non hanno ruoli istituzionali che possano generare questa confusione, questo intondimento ingannevole. I cantieri che partono adesso sono ingannatori, così come sono ingannatrici le comunicazioni che dicano che sul manicomio, di cui le mura fa richiamo anche a questa ASL, è una struttura di cui c'è necessità a Teramo per riportare anche un po' di centralità della vita universitaria con risorse che noi abbiamo fatto assegnare. Su questo io vi chiedo di aiutarmi a rendere conosciuta la legge dello Stato che disciplina al riguardo. Onorevole, okay, ma lei ritiene, scusa, le interviste fuori, aspettate.